Questa prima diapositiva dice tutto di quello che sono i nostri, eh, così, la nostra filosofia di base. Quindi coltiviamo insieme a Bologna biologico a chilometro zero valorizzando un terreno bene comune. Eh, siamo, eh, dal 2015 abbiamo, ottenuto appunto, abbiamo vinto un bando pubblico del comune di Bologna dove siamo riusciti ad avere eh, 47 ettari. Ma noi, il, diciamo, i soci fondatori e un primo gruppo di cittadini bolognesi, ci siamo riuniti nel 2013 iniziando su 4-5 ettari a vedere cosa poteva significare coltivare insieme, eh, vicino alla città. E eh, ci siamo preparati anche eh, diciamo emotivamente a capire cosa significava eh, coltivare insieme e prodursi il cibo, quindi eh, recuperare la sovranità alimentare. E siamo finalmente arrivati pronti eh, nel giugno del 2015 quando siamo passati da 4 ettari a 47 ettari, che è un salto notevole, siamo aumentati di numero. E eh, in pratica ci siamo resi conto che eh, non, non, non siamo eh, consumatori o acquistiamo un prodotto, cioè non è un, un gas, questo non è una, solo un'azienda agricola, è una comunità di cittadini che ha deciso di. Eh, Pagare, eh, mettere fuori un tot all'anno di eh, soldi per eh, prodursi il cibo e eh, che diciamo, mh, mh, la verdura che, che acquistiamo eh, smette di avere un valore di mercato, ma e quindi di, mh, smette di avere un valore di merce e diventa più un valore di cibo, di alimento biologico eh, con un. Con un valore immenso appunto chilometro zero e, e assolutamente eh, ecco come vedete qua ehm, questa comunità produce e distribuisce appunto ai soci che adesso sono più di 300 ogni settimana prodotti agricoli biologici eh, questo è un, quello che vi presento adesso. Abbiamo deciso di mostrarvi questo perché sono i dati più aggiornati che abbiamo dell'ultimo anno, quindi è il bilancio eh, Rendiconto Sociale e Ambientale del 2016. E, ehm, nel 2016 appunto una parte di prodotti a settimana, quella la quantità di eh, verdura che il eh, socio viene a prendere settimanalmente è di circa appunto, 15 euro con un eh, peso di prodotti consegnato ogni settimana di circa 5 kg eh, a settimana, il che vuol dire che è eh, un cibo appunto eh, appena colto, biologico certificato che eh, il socio si porta a casa. Allora la, eh, cosa vuol dire essere in una CSA? Perché così eh, da come lo Spressa forse non si capisce bene. E, mh, diciamo che eh, tutti noi eh, ci riuniamo in assemblea tre volte l'anno, ma soprattutto l'assemblea più importante è quella dell'inizio di, eh, di ogni anno, quella a gennaio, dove si fa un bilancio preventivo di tutte le spese eh, per sostenere il lavoro agricolo. Quindi pagare i eh, soci eh, contadini, eh, pagare le piantine, eh, tutto quello che riguarda la produzione agricola. la cosa per quello che dico che non siamo eh, un gas, ma ci, facciamo, eh, ci responsabilizziamo, cioè sappiamo che c'è un rischio di impresa, eh, fin, eh, dividiamo il budget preventivo per i soci che decidono di aderire a questa modalità. E andiamo all'asta, cioè eh, in pratica eh, si sa che la quota media per sostenere il costo di tutto l'anno è quella, alla prima asta eh, è già due anni, non raggiungiamo la cifra, ma alla seconda sì. Cioè qui, questo cosa vuol dire? Che chi ha un po' di più mette un po' di più, per chi vuole aderire... Darvaia, ma non ce la fa a supportare la cifra ed è eh, magicamente alla secondo giro d'asta ogni anno riusciamo a coprire il costo. Questa è una cosa bellissima che ehm, così riporto sempre con molto piacere, perché è vero che c'è una modalità di poter ehm, fare agricoltura e eh, sovranità alimentare veramente eh, sbalorditiva e solidale, insomma. E, eh, però eh, abbiamo bisogno di investimenti, quindi eh, gli investimenti mh, diciamo, sono eh, messi fuori, eh, sono resi possibili diciamo, da capitali di soci sovventori, eh, questo è successo i primi anni, ma tuttora diciamo, i soci mettono a disposizione eh, dei soldi per far funzionare la cooperativa. Come vedete, sono vincolati per tre anni e rimunerati al 2% annuo se ci sono naturalmente dei profitti. E non facciamo ricorso a eh, prestiti da banche e eh, diciamo abbiamo ehm, seguendo anche l'esempio della csa di friburgo che è venuta due anni fa a diciamo, farci un po di lezione e a capire come eh, loro funzionavano abbiamo preso esempio da loro e, mh, a, mh, ci stiamo organizzati in organi decisionali naturalmente che sono assolutamente eh, democratici quindi abbiamo delle o tre assemblee all'anno di soci in cui si prendono le decisioni fondamentali tipo il piano culturale, che modalità di pagamento. Eh. Avere. Ad esempio il fatto di fare un'asta è stato deciso in una delle prime assemblee, cioè non è venuto automatico, è stata una maturazione che abbiamo fatto nel, tra il primo e il secondo anno. Abbiamo un CDA e poi c'è un coordinamento di cui anch'io faccio parte che si riunisce uno o due volte al mese a seconda del bisogno in cui le decisioni vengono prese insieme il più possibile naturalmente ascoltando chi è più esperto in una tematica, se quella agricola, se quella della comunicazione eccetera. I eh, soci mettono a disposizione un sacco di tempo devo dire e abbiamo appunto dei gruppi di lavoro eh, in parte alcuni diciamo alcuni soci vengono pagati eh, part-time altri danno un sacco di tempo libero nel gruppo della comunicazione il gruppo della dell'educazione dell insomma il gruppo che adesso si è formato da poco che fa eventi per rendere sempre più eh, diciamo comuni per comunicare insomma questa è la realtà alla cittadinanza Ecco, questo è un, è un disegno per, che vi riassume: siamo appunto 324 soci a fine 2016, e i posti di lavoro adesso sono 5, e non è così scontato. Eh no. eh, e, allora, e, come vedete. E, i volontari che sono stati venuti al campo nel 2016 per la fattoria didattica, quindi per fare varie attività con le scuole sono stati 157, quindi tantissimi, e eh, è stato contato una quarantina di persone che sono tra cui studenti dottorati, eccetera. Anche l'Università di Bologna ci conosce adesso, ci manda eh, diversi studenti di dottorato che stanno studiando il, il modello, e sono una quarantina. e se visto appunto il conteggio abbiamo quindi eh, raccolto l'anno scorso 483 quintali di ortaggi biologici per 176 parti distribuite. Ecco, i soci sono 324, i soci che hanno aderito alla CSA, cioè a questa modalità di pagamento anticipato che sostiene eh, il, il, le, le spese tutto l'anno, non sono tutti, quindi è logico che non, non una parte diciamo, si è iscritta ad Arvaia per sostenere il progetto ma non prende la verdura, ma la maggioranza lo fa. E quindi eh, Nell'assemblea di gennaio abbiamo cercato di eh, vedere quali sono gli indicatori eh, che ci stanno dicendo che stiamo eh, lavorando bene e stiamo facendo una cosa eh, che ha un, ha un senso per il bene della, della cittadinanza. E quindi questi sono i cinque indicatori eh, quantitativi: quindi produrre, consumare i prodotti da terra in modo biologico con una ripartizione solidale dei costi di produzione, ridurre l'impronta ecologica, quindi con, facendo il più possibile eh, biodiversità agricola e facendo un uso quasi zero di, di, eh, di pesticidi, aumento, aumentare i soci coinvolti nell'attività volontaria in campo, la comunicazione e eh, naturalmente eh, aprirsi alla città per far sì che poi eh, più soci entrino. Eh, abbiamo visto che per il primo, per quanto riguarda l'anno scorso, per il, il primo adesso non va avanti. Ah, ok. Eh, dunque per tornare indietro, ok. Mm, ehm, va bene, abbiamo comunque, eh, come vedete, prodotto. Ok, no, no, quello dopo, anche quell'altro, grazie. Eh, abbiamo quindi prodotto 480 kg di prodotto biologico eh, per 49 settimane su 52. Quindi vuol dire che i soci hanno eh, quando vengono, oltre che a partecipare per chi può, all'attività agricola eh, nell'anno, insomma cioè, è possibile: eh, vengono appunto al campo o in, in vari luoghi di distribuzione nella città per eh, prendere le verdure e quindi tutto l'anno hanno le verdure eh, biologiche comprese appunto nel budget del, della quota CSA e come ho detto sono circa 5,5 kg a settimana, che non, non sono pochi. Eh, questo l'abbiamo già detto. Abbiamo otto punti di distribuzione a Bologna, sono aumentati eh, perché i soci, appunto, essendo diffusi su tutta l'area cittadina, evitiamo quindi qualsiasi eh, spreco di carburante. Per quello che si può, di un continuo andare e venire al campo che ridurrebbe anche l'adesione perché la distanza può essere un disincentivo. E quindi in città, eh, diciamo, c'è il gruppo distribuzione che porta le verdure in otto punti di distribuzione e lì i soci vanno a prendere la loro parte e abbiamo appunto da diversi tipi di ortaggi da 5 a 15 varietà a settimana e, e hanno contato 45 tipi diversi di ortaggio tra l'altro appunto eh, quelli più distribuiti eh, sono lattuga, cicoria, porro vabbè adesso queste non sono cose fondamentali ad esempio abbiamo introdotto ehm, ehm, il cavolo fiolaro che è un cavolo eh, che è famoso nel Veneto Veneto, che è andato a Ruba, cioè, quindi c'è anche la possibilità di far conoscere eh, una biodiversità alimentare di, di nicchia che altrimenti non verrebbe valorizzata. Quindi nove tipi diversi di cavoli, broccolo, bruxelles, cavolfiore, cappuccio, fiolaro, che nero, cioè eh, il più possibile cerchiamo di, eh, di eh, variare. Naturalmente eh, il socio si sta educando, cioè anch'io ci stiamo tutti educando che non è che eh, pretendiamo di avere le verdure che ci pare a noi. Eh, beh, prenderemo le verdure che in quel momento la terra produce, se le carote non vengono su, non ci sono carote. Quindi c'è un eh, riallinearsi con I sì i tempi della natura, ma anche quello che la terra emiliana in quel punto può produrre rispetto ad altre zone. Quindi, e devo dire che c'è una un'adesione completa a questa modalità, cioè si esce completamente dall'ottica del supermercato, il eh, cittadino che. È entusiasta di questo progetto quando viene. Eh, dice spesso che non riesce più a entrare in un supermercato, cioè gli sembra di anche a me di entrare in un mondo che non ti appartiene più. E eh, si, ehm, eh, si riscopre il fatto che eh, la verdura va coltivata per essere mangiata, cioè c'è un lavoro agricolo dietro. E vado velocemente, eh, naturalmente non usando prodotti di sintesi chimica, facendo tutto biologico certificato, eh, abbiamo usato nel 2016, abbiamo risparmiato 300 kg di prodotti, ecco gli imballaggi non esistono, questo è molto bello anche questa cosa perché ogni socio viene con eh, le proprie cose, noi non diamo imballaggi lì, quindi eh, è impossibile diciamo, sprecare sacchetti di plastica eccetera, quando facciamo... Eh, incontri con picnic condivise, eccetera, chiediamo di portare un kit. Quindi si sta cercando di ridurre il, poss il più possibile l'uso della plastica. Eh, ecco, non è naturalmente dei 47 ettari, eh, vengono coltivati dagli 7 agli 11 ettari. Sono stati introdotti recentemente dei semi, seminativi con grani antichi, il mix Virgo dell'Università di Bologna, che è ottimo con cui hanno, stanno facendo anche il pane, e, e i, i grani antichi di Salvatore Ceccarelli. E quindi abbiamo eh, tutta un, un, una zona a parco di cui. Il, eh, I soci si sono presi in carico di, eh, era scritto nel bando, dovevamo farlo, e di eh, prendersene a carico la manutenzione. Eh, Contate che noi paghiamo un affitto, eh, non è gratis il terreno, quindi, ancora di più abbiamo un, cioè una dimostrazione di, che ci teniamo. Avete, a, a avete a messo a reddito, un concetto di sussidiarietà. Sì. E, e niente poi abbiamo appunto eh, un sacco di persone che eh, riescono a venire al campo e a fare volontariato per sostenere le attività di eh, fattoria didattica eh, sono state conteggiate 4.000 ore di tirocinio formativo con studenti universitari eh, vengono le scuole medie superiori e eh, dottorandi come ho già detto e, diciamo la, la, la ecco abbiamo avuto qui volevo anche che eh, ho tirato giù il dato dei eh, gruppi che ci sono venuti a trovare, molto interessante perché riceviamo spesso mail da varie parti d'Italia per venire a vedere il modello. E, eh, recentemente a Milano si è creata, si è nata una piccola CSA eh, proprio dopo che eh, una, sono venuti tutti giovani diciamo, i ragazzi sono molto attratti da, da, questo, da questa tipologia di, 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 di approccio e eh, sono venuti anche un gruppo di Padova e Treviso per capire, per capire come funziona perché adesso veramente sembra semplice ma poi non è così non posso, ehm, un gruppo da Cassina dei Pecchi eh, che hanno già un orto comunitario no, vi dico che siamo in rete anche con altre realtà, è venuto anche un gruppo coreano eh, eh, che, quindi mh, il modello si sta espandendo e tra di noi cerchiamo di eh, organizzarci in modo da fare tre incontri assembleari importantissimi all'anno dove naturalmente i soci vanno dai 60 ai 70 eh, per incontro e come gruppi di lavoro eh, ci, ci incontriamo eh, in media due volte al mese. Per eh, andare avanti con eh, le varie progettualità Sai che, che te sono te in atto. visto che la cosa più difficile, secondo me, al di là di tutto, è la governance? No, di sì, non è semplice. Abbiamo recentemente applicato, ci siamo fatti un po' di formazione con questo eh, modello che è utilizzato in Brasile del Dragon Dreaming, in cui eh, diciamo siamo passati dal sognare, perché quando diciamo la gente è affiattata da un anelito comune, sognare è molto facile. Facile. Poi passare alla pratica eh, diventa più difficile, quindi ci stiamo formando proprio anche per essere eh, concreti nel, nel formulare i sogni e nel, nel realizzarli. Si sogna parecchio ma si realizza anche tanto. Devo dire che dal 2013 ad oggi Arvaia è cresciuta sia in consapevolezza che nel numero di persone, è un, è un bel progetto, io sono molto contenta di farne parte. Lo riassumiamo visto che così, stai, 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 qui, stai qui con noi ancora. Un secondo, quindi 3, 315 persone. Fammi capire, pagano una quota di cui alcune anche anticipata. Se non ho capito bene, eh, eh, allora, se non ho capito non male, scusa, obbligatorio non è obbligatoria. Alla, ma alla mm -hmm. se, se, se si vuole che vai a viva, ah, chi è che sta parlando? Ah. Non è obbligatorio. Ma se sì. Si Vuole che la comunità eh, vada avanti, eh, Ci eh, sono sì, 100 sì. persone che anticipano. 170, 170 anticipiamo e eh. anticipano la quota annuale. Sulla fiducia, eh, ehm, ci, si basa tutto sulla fiducia, Perfetto. questa cosa. Volevo mm. e senza chiedere prestiti alle banche, per ora no. Se le cose vanno bene, li remunerate al 2%. Sì, sì. <ride> no, perché vogliamo capirle bene. E vengono dai 5 ai 6 kg persona più o meno? Sì, allora eh. ci sono i momenti di grande abbondanza, tipo adesso in cui io la mia parte la devo condividere, quindi anche questo è bello: condividi con magari persone che non sì. hanno poi la tua possibilità, sì. no? E quindi dici, ok, io ho tantissime melanzane, ne ve ne do un po' a voi, vi do un po' di zucchine, eccetera. Altri momenti la terra produce meno. Ah, tra l'altro, non ho detto, adesso abbiamo appunto seminativi, in cui quindi facciamo anche i trasformati. E per cui eh, anche con questo come far fronte ai, fenti, ai momenti di ma maggior afflusso, e così. Sì. perfetto. E ultima cosa, se vengono i giovani è perché esiste una misura del piano sviluppo rurale per i giovani sotto i 40 anni, tale per cui danno fino a 40.000 euro a fondo perduto e 40% sì. per il recupero del patrimonio agricolo, acquisto di trattori e così via, che è una misura del piano di sviluppo rurale. Quindi eh, un modo per far nascere le cooperative eh, sociali agricole, credo che questo sia l'acronimo di CSA e anche questo per i giovani in questo momento c'è un'occasione importante dotata da un fondo europeo indiretto, così recuperiamo il primo intervento fatto stamattina con Boffi da Bruxelles, un fondo che viene distribuito tramite la regione che si chiama piano di sviluppo rurale dove se uno avesse dei figli sotto i 40 anni, se fossero donne visto che abbiamo anche avuto l'associazione femminile ha un punteggio in più se sono laureati in materie affine hanno un punteggio in più ancora danno fino a 40.000 euro euro a fondo perduto, più anche il 40% di recupero di edifici rurali e anche acquisto di attrezzature prodrome all'agricoltura, quindi aratro, attrattore, tutto quello che c'è bisogno di portare avanti. E eh. Ecco, quindi eh, voglio dire, eh, o usiamo questi soldi dell'Europa o aspettiamo che passino. No? Noi abbiamo avuto dei finanziamenti dell'Europa eh, l'anno scorso. Queste sono le cose che noi spieghiamo. Però la master, cosa che volevo dire per... è che è molto diverso che una CSA si formi su un terreno in affitto. Vabbè, e non c'è cioè, privato e vabbè il comune ce lo poteva dare anche gratis ma non, non è stato possibile ma su un bene pubblico che dei cittadini se lo prendano a carico è un'esperienza incredibile quindi sì, io invito noi siamo una di queste eh, paghiamo anche noi 14.000 eh, euro di affitto all'anno per questo terreno, giusto saperlo io preferisco pagarli e essere libero che non pagarli no, e essere certo, schiavo, certo, no? Ti certo. dico, paghiamo l'affitto e poi parliamo di contenuti che fidatevi è la cosa migliore se no arrivano sempre gli amici degli amici quindi un, veramente un applauso Thank you.